Lutto nel mondo del calcio italiano dilettantistico. Giovanni Mandi, che è morto in un terribile incidente tra un'auto e un camion. Il giovane calciatore emiliano giocava nella Mezzani Calcio. Il dramma è avvenuto nella tarda mattinata di martedì 12 luglio lungo la strada statale 343 a Solana, nel territorio di San Polo di Torrile, in provincia di Parma. Per cause ancora tutte da accertare, l'auto su cui viaggiava Mandica si è scontrata frontalmente con un camion che arrivava dalla direzione opposta. Nonostante i tempestivi soccorsi, per il giovane non c'è stato niente da fare.